Il sindaco Gambino ha incontrato lo scorso 7 dicembre il Rotary Club a Palazzo del Carmine, incontro importante tra la sezione nissena del Club Service e il suo governatore, il primo cittadino di Caltanissetta. Lo ringraziamo perché ha accettato di accoglierci in questa splendida cornice per presentare il nostro governatore distrettuale Valerio Cimino, governatore Rotary, diciamolo, non l'avevamo detto in premessa, che oggi compie nel nostro club, la visita ufficiale. È un giorno particolare per ben due motivi. C'è il governatore in visita, ma il governatore è un nostro socio, quindi un onore per il nostro club, che è un club storico, quindi si accinge a compiere i 65 anni e in questa lunga storia ha avuto il piacere e l'onore di esprimere ben tre governatori. Punti comuni che riguardano progettualità, visioni sinergiche, questo al centro dell'incontro, argomento principale, l'ambiente. Quest'anno il tema del Presidente internazionale è il Rotary connette il mondo, proprio perché il Rotary, attraverso tutti i suoi club e i 1.200.000 soci in tutto il mondo, collega tutte le parti della Terra, è presente in tutte le parti della Terra. Nel nostro distretto, che comprende la Sicilia e Malta, abbiamo scelto come tema per quest'anno la tutela dell'ambiente e per questo abbiamo realizzato un volume che evidenzia quelle che sono le principali aree più belle della nostra Sicilia, con testi in italiano e in inglese, con bellissime immagini, un volume che ha avuto grande diffusione e abbiamo anche ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'emissione di un francobollo commemorativo dedicato alla riserva dello Zingaro che sarà emesso proprio il 28 di maggio del prossimo anno, su proposta proprio dei Rotary. Consegnato al sindaco il gagliardetto del club service durante l'incontro. La tematica dell'ambiente è una tematica che a noi come amministrazione sta molto a cuore perché noi da questo punto di vista stiamo operando in maniera molto determinata, soprattutto dal punto di vista della raccolta dei rifiuti. Le politiche ambientali per noi sono al centro dell'attività amministrativa e fra l'altro ho appreso adesso che Francobollo ricorda la riserva dello Zingaro, che è un luogo a me molto caro perché diciamo io sono originario di Alcamo, che è un paese vicino allo Zingaro, e sono stato uno dei promotori della marcia che ha bloccato la costruzione della strada che doveva collegare lo Zingaro a San Vito Lo Capo. Per cui questo sicuramente è una cosa che mi rende felice.